Buonasera a tutti dal cantautore stolto. Quest'oggi vorrei dedicarvi, farvi ascoltare una composizione che mi è stata ispirata e voglio dedicare a Falcone e Borsellino e alla loro tragica prematura morte. Ricordo molto bene il dramma in via D'Amelio a Palermo, in quel pomeriggio, e ricordo che quella domenica stavo tornando da una scampagnata con uno zio e stavamo per prendere da quella strada poco prima dell'esplosione. Ricordo molto bene quei momenti perché la vita e il destino hanno voluto che io arrivassi qualche momento dopo e quindi riuscissi a evitare questo dramma che purtroppo invece è toccato, ahimè, al magistrato e ai carabinieri che facevano da scorta. Ricordo ancora lo scenario, mi lascerete il termine apocalittico, di una strada totalmente distrutta. Ricordo che le macerie e i pezzi delle auto esplose, di carrozzeria quindi, arrivarono fino al terzo o quarto piano dei palazzi di rimpetto, sfondando le serrande e i vetri. Tutte le macchine di contorno posteggiate ne subirono logicamente tutte le conseguenze. Fu veramente un dramma. Voglio ricordarli con un brano che io ho intitolato La Trattativa, e che prende spunto in questo momento così difficile per la nostra nazione, legato a questi scandali che sì, vengono fuori ora in questo momento storico e vengono fuori, a mio avviso, perché in Parlamento c'è una certa opposizione, ecco, se vogliamo dire, che negli ultimi 2 anni soprattutto ha fatto una certa pressione affinché vengano emesse delle leggi anticorruzione, ma che vengano messe alla porta tutte quelle persone di partito che si trovano in Parlamento e che hanno delle pendenze penali nei loro confronti o comunque che siano indagate. Il mio parere personale è che in politica, come in qualsiasi altro mestiere di grande importanza in cui pochi decidono per il destino di molti, delle persone indagate debbano essere sicuramente messe alla porta subito, nel dubbio. Questo proprio perché il nostro destino da tanti anni è nelle mani di pochi uomini che vengono eletti. Mi viene anche il dubbio, più o meno legalmente, a questo punto. Devo dire di avere molti dubbi su come sono andate le cose, molti leciti dubbi su come sono andate le cose negli ultimi decenni, sul fatto che siano gestite da lobby di multinazionali che hanno forti interessi a promuovere determinati tipi di leggi per preservare i capitali che vanno all'estero, ma anche per facilitare il commercio di altri prodotti che arrivano da fuori, a volte, molte volte, come succede in questo momento, a discapito della nostra economia. Se vogliamo pensare in Sicilia alla legge che fa passare le arance del Marocco, qualsiasi altri accordi con, che ne so, la Spagna. E vediamo che io conosco gente personalmente che butta tonnellate di ortaggi, di verdure, di agrumi, perché grazie a queste leggi che
hanno defiscalizzato l'ingresso di questi prodotti anche fino al 50%, logicamente si trovano gli agricoltori in difficoltà, in grandissima difficoltà, pronti a buttare tonnellate di cibo destinate al mercato locale. Ora più che mai, alla luce degli scandali che sì stanno venendo fuori adesso, ma stanno venendo fuori grazie a una certa pressione, come dicevo prima, ma non è che prima erano santi e ora sono tutti lerci, tutti putrifi. No, prima di tutto non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, non sono uno di quelli. Secondo, sono privo di ideologie politiche e quindi parlo semplicemente in relazione ai fatti che sono successi finora, quindi i vari scandali che sono saltati fuori. E voglio dire che sono veramente indignato come essere umano, ma come cittadino italiano, per come la politica in questi anni, ora sì si viene a scoprire adesso, ma in tutti questi anni, di come la politica abbia utilizzato i nostri soldi e riesca anche a mangiarsi i risparmi dei nostri genitori per avidità, per ingrossare i conti correnti delle multinazionali e farsi delle leggi a favore per guadagnare quel che sono quelle pensioni di 3.000 e passa euro al mese dopo qualche anno in Parlamento, se non addirittura si parla di giorni di presenza, di vitalizi, di finanziamenti. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo arrivando alla nausea più completa. Ci sarebbe troppo da dire, ma confido nell'intelligenza di chi mi ascolta. Io non sono di parte, soprattutto adesso, ma non lo sono mai stato. Fondamentalmente potrei definirmi, anche se non mi piace il termine perché tende, diciamo, a inscatolarmi in un concetto, ma più o meno anarchico, possiamo dire, sebbene con dei forti valori di onestà, di giustizia. Io capisco che oggi deve cambiare tutto il sistema economico, devono cambiare tutta una serie di cose, dobbiamo essere noi a fare in modo che ciò avvenga per il bene nostro, dei nostri figli e del futuro non solo di questa nazione, che potrebbe essere anche di esempio per altri stati, ma anche per il futuro del mondo. Stiamo attenti. La trattativa.
karma. Se si potesse anche soffrire fino a morire, provare il dolore inflitto fino a impazzire, sentire il cuore che si ferma per non sentire, potremmo scegliere di amare invece di farci del male. Potremmo scegliere di amare invece di dimenticare. E volano le ruote, sono rondini al vento, sparse di macerie come lacrime sul cielo, e il cielo sul bitume come fiamma di lume accorcia le distanze tra politica e l'erciume. Binomio stato mafia come il diavolo e l'acqua santa camminano a braccetto fino a quando non si canta. Ma adesso canta il popolo con il verdetto in una mano, nell'altra stringe forte il suo futuro non lontano.